Eccoci qui ragazzi, tornati in un nuovo video. In faccia. Esatto, sì, con i miei capelli effettivamente si stanno allungando mano a mano dall'estate, adesso si stanno Già, allungando. anche i Lo miei si stanno allungando, vedi, notate stanno anche tagliando. voi. Allora, Allora, ma forse uno dei come... primi che facciamo video saggi non in live. Esatto. Da Bene, cosa partiamo? partiamo da questi, i mini biscotti. Ripieni di E pieni di cioccolato. cioccolato, andiamo. I miei capelli che oggi hanno una vita propria. Sai che ci vogliono i fabbrici. Ho messo benissimo. Ops, cadevano tutti. In mezzo hanno questo ripieno di cioccolato. Andiamo a vedere. Sembrano tipo i Riots, come si chiamavano quelli là. Sì, i Ritz, no, i Riots. Nove. Buono. Anch'io. Sì, hanno, a mio parere, lo stesso sapore dei Riots. Però i Ritz non erano salati. No, non mi sembra. Comunque, sono simili a Riots, solo che hanno anche il ripieno di cioccolato. Questi volendo si possono anche inzuppare nel latte. Vuoi? Ok. Poi io direi di continuare con il dolce, visto che... Aspettate che sto cercando, ok? Anche se il voto sembra abbastanza facile da dare, andiamo a assaggiare una moneta di cioccolato. Così facciamo anche merenda nel mentre. Prendine una che è a metà. Fai vedere il disegnino della carta. Una Allora, qua troviamo candela. una candela, il Il teschietto. teschietto, Ovviamente sono per Halloween, tipo qua c'è fantasmino. fantasmino. Poi ce ne sono altri, tipo il cappello. Che Il cappello qua con l'occhio dietro. Qui c'è fantasmino con teschietto. ecco. E poi penso ce ne Ok, siano altri. ecco, questo è il corpo di Cristo. Ma dai, non queste cavolate. Andiamo. Poi, livello dolce. Gli occhi, vediamo se Vediamo gli occhi. c'è differenza. No, prendi sempre uno. Occhi azzurri. Nerazzurri, brutti occhi, mi sa che non sono buoni da mangiare. Siano latte, sì. Ma il cioccolato fondente non piace. Uguali alle monete. No, beh. Poi Una zucca. Poi lo faccio in realtà anche provando. Facciamo venire fame. Non è gigante. Grande. Mamma mia. È vuoto. Perché è vuoto all'interno, è a forma di Fa meglio zucca. te. Ovviamente la zucca è vuota all'interno. No. Cioccolato al latte.
venendo quasi 7. No. Ok. Poi sono rimaste due cose dolci e una salata. Per la sua gioia. Non so queste, molestamente adesso passiamo alla caramelle. Mia parte un po' più difficile. Caramelle. Allora. Mi piace da. Allora qui abbiamo un piede. Poi faccio vedere cosa c'è. Beh, denti. Madonna, penso se sono gialli i denti. Questo non riesco a capire cosa sia. Questo non so cosa sia. Poi cosa abbiamo? Un piede. Questo è un dente. Questo è un orecchio. Un orecchio. E poi abbiamo un piede che al momento non riesco a trovare. Ok, va bene. Sto mangiando metà. Il dente. Sì. Sto mangiando metà, non tutto. A me sinceramente mi va più salato che il dolce quest'ora. Mamma, c'è un odore fortissimo di fragola. Come odore non è il massimo. Su denti, da vampiro oltretutto. Ma sapore ci siamo. Mi piacciono. A lui non piacciono le caramelle. Buono? Dai, non è male. Se non ti va, mangio io. Io gli do 9. 7. Guardati. Questo qua. Zucchero filato di Tiger. Novità assoluta. Qua. Ok. Eccolo qua. Non c'è quasi di niente. Guardate come è fatto dentro. Tutte venature ci sono, tipo. Senti. Molle. Sali. Zucchero. Andiamo, vai. Vai, prendi te anche. Oddio. Preferisco lo zucchero filato bianco. Cioè, è buono che si scioglie in bocca, però il retrogusto. A me sembra quasi che non sa di nulla. Tua impressione? È buono, però ha un retrogusto strano. Non so spiegarlo, perché è verde. Cioè, a me piace lo zucchero filato, quello rosa, la fragola, e quello bianco classico. Darei un 6 io. Io un 7. Non c'è neanche una scritta in italiano qua. Ah, ecco, sa di mela, infatti sembrava qualcosa di strano. Ecco perché, quindi non è proprio, non sa proprio di zucchero, quindi zucchero filato all'aroma di mela. Ecco perché. È mela verde, quindi. Ah, sì, ecco. With apple flour. Va bene. Okay. Buono, comunque. Poi date la panacida. E lei va matta. Io già l'ho assaggiate queste, ragazzi, perché prima di fare YouTube ne prendevo a chilate di queste. Io non sono della sua stessa opinione del 10, ma un 6 e mezzo. Raga, provatele queste perché è la fine del mondo. Bene. Forse vuoi
assaggiare. Tanto già sappiamo. Sappiamo già quel tipo che voto lì, quindi sono non c'è praticamente bisogno. Lo stesso sapore degli Oreo. Questi sono marca di Tiger, però il sapore è identico. Cioè, se conoscete il sapore degli Oreo. Esatto. È quello. Bene ragazzi, noi abbiamo finito con questo video assaggi e ci vediamo al prossimo video, giusto? Ciao! Ciao ciao!